Chi sei? Gloria, io ho 20 anni, sono affetta da tetraparesi spastica e sono qui per studiare psicologia. Sono una studentessa del primo anno e sto frequentando il baccalaureato. Se mi trovo qui è grazie a mia madre e ai miei genitori, soprattutto a mia madre, diciamo che io mi trovo in una università cattolica dove siamo provenienti da 98 paesi e a me piace rispettare gli altri, a me piace stare in mezzo agli altri, ho scelto di fare questo lavoro perché mi piace aiutare gli altri, perché gli altri hanno aiutato me e a me piace aiutare gli altri. E allora io sono qui per questo. Sono e noi abbiamo in questo momento la guerra in Ucraina, da quale sono provenienti 25 studenti ucraini. E qui abbiamo 25 studenti ucraini e noi sono qui per pregare per la pace. Per la pace, la settimana scorsa mi sono recata in Ucraina, e no, in Ucraina, nella comunità di Santa Sofia per aiutare gli ucraini, diciamo, a portare un pacco di vestiti per neonati. E ho smistato i pacchi, i pannolini, e praticamente io voglio aiutare gli altri nonostante tutti i miei problemi. Questa università, ci tengo a dirlo, mi ha accolto con tutto l'amore di questo mondo. Il direttore dell'università ha creduto in me sempre e mi hanno accolta con tutto l'amore di questo mondo. Grazie a tutti, un bacio. Io porto ovviamente un messaggio di pace per il mondo e un bacio a tutti. Gloria, che oggi tu aveva l'opportunità di incontrare Putin. Cosa posso dire da Putin tu? Allora, io li posso dire che Putin non ha fatto un gesto eclatante perché ha messo in guerra tanti, tanti bambini, tante giovani madri che neanche ce l'hanno fatta alcune a diventarlo madri perché le ha uccise.
non le uccise di persona, bombardando un ospedale a Kiev e in Ucraina, quindi l'ha uccise. Non ha fatto un gesto gradante. E venite provare. Pace all'anima loro, perché non hanno fatto niente. Che oggi tu parla con la giovane italiana, ok? Come lei. Cosa posso dire al giovane italiano, Gloria? Ai giovani italiani che provengono come me, che provengono come me dall'Italia, un paese che sta aiutando l'Ucraina, perché stiamo accogliendo miliardi di profughi, di gente che si è salvata, perché c'è gente pure che si è salvata dalla guerra. E diciamo che noi siamo un paese che sta accogliendo i profughi, e nel paese c'è tanta gente che parla ucraino. Io personalmente li conosco, e io tanto per dirvi, ma non è scontato, io parlo la bellezza di 4 lingue: italiano, francese, inglese, spagnolo, e me la cavo con un po' di latino. Il latino l'ho fatto i primi 2 anni di superiori, l'inglese, il francese e lo spagnolo lo parlo da sempre, e lo spagnolo l'ho aggiunto quando facevo il primo anno delle superiori, quindi diciamo che parlo queste lingue da sempre. E anche attraverso la lingua ho aiutato gente a studiare anche cose che sono scritte in italiano. Io ti ringrazio per dare noi questa opportunità, e io ti do un grande bacio e un braccio. Grazie per tua pazienza, grazie per questa opportunità bellissima. Grazie.